Si interrompe a 9 la striscia di risultati utili consecutivi del Gabicce Gradara, che su un campo al limite dell'impraticabilità viene fermato dall'Avis Montecalvo per 1-0. Partono subito forte gli ospiti, al 10° con Giovannelli, il cui diagonale in aria non c'entra lo specchio della porta. 2 minuti dopo è ancora Giovannelli ad andare al tiro, ma Palazzi ci mette la mano. La prima azione dei locali si registra al 15°. Arduini si libera al tiro e serve Battisti, la cui incornata finisce a lato di un niente. 10 minuti dopo è ancora il Gabicce Gradara a farsi avanti. Arduini serve Battisti, che di testa tira, ma senza creare grattacapi a Ribiscini. Al 31esimo buona occasione per la squadra di Mister Cangini con Battisti, che sfrutta la rimessa laterale di Franchini, entra in area, salta l'uomo e tira. Ribiscini è provvidenziale e respinge. L'ultima azione del primo tempo si registra al 36esimo, quando Franchini cerca la porta con un potente destro dal limite dell'area, che però finisce alto. Le due squadre vanno a riposo a reti inviolate. I primi 15 minuti del secondo tempo vedono solo il Gabicce Gradara nell'area ospite. Al primo minuto il cross in aria di William Muratori attraversa tutto lo specchio della porta, senza che nessuno però sia pronto a spingere in rete. Poi al 9° minuto ancora Muratori, servito da Filocomo, di prima intenzione spara sopra la traversa. Al 17esimo il cross di Arduini innesca un batti e ribatti davanti alla porta di Ribiscini, che però si conclude in un nulla di fatto. La legge del calcio, gol sbagliato, gol subito, si realizza al 21esimo, quando Arcangeli approfitta di un'incertezza difensiva di Arduini e segna. Gabicce Gradara 0, Avis Montecalvo 1. I locali non si arrendono e ci provano ancora al 37esimo con il neo entrato Ridolfi, che serve Battisti, che manca di un soffio l'appuntamento con il gol. In pieno recupero al 46esimo, ancora Battisti, servito da Pritelli, ci prova di testa, ma la sua incornata finisce fuori. Finisce 1-0 per l'Avis Montecalvo. Siamo in compagnia del mister del Gabicce Gradara, Paolo Cangini. Dopo 9 risultati utili consecutivi, mister, è arrivata la sconfitta. Sì, oggi diciamo che forse non meritavamo di perdere, sicuramente, perché la partita si sarebbe risolta su un episodio, viste le condizioni del campo, che era al limite della praticabilità, che sicuramente ci ha danneggiato. Però sicuramente non è una scusa, però... E niente, cosa dire, quando si perde diciamo che brucia un po', però bisogna accettare anche le sconfitte. Venivamo da una lunga serie di risultati positivi, diciamo che siamo una squadra un pochettino che con la dea bendata abbiamo un po' forse un credito, perché nelle ultime prestazioni che abbiamo fatto abbiamo sempre raccolto il minimo di quello che avevamo fatto in campo. Anche oggi è stato, diciamo così, la fotocopia delle altre partite. Pensiamo dunque a domenica prossima contro l'Audax Piobbio per raggiungere, diciamo, questi 3 punti agognati. Sì, sì, beh, noi andiamo sempre in campo per cercare di fare il massimo come prestazione. E sicuramente da martedì ci ricaricheremo bene per prepararci in modo adeguato per andare a cercare di fare il risultato in quel di Piobbio. Qui con noi il mister dell'Avis Montecalvo, Romani Germano. Oggi una vittoria inaspettata, mister. Sì, inaspettata per come si pensava che potesse essere difficile la partita, però secondo me meritata nel campo, meritata di gran lunga. Devo fare i complimenti a tutta la mia squadra, che hanno dimostrato per l'ennesima volta di essere una squadra, dei ragazzi umili, e si sono impegnati veramente tanto, e il campo ci ha premiato, onestamente. Cosa le è piaciuto dei suoi ragazzi quest'oggi? Ripeto, l'impegno che hanno dimostrato in campo, la volontà di sacrificarsi uno con l'altro, e poi alcune belle giocate che siamo riusciti a fare nonostante il campo fosse veramente pessimo, diciamo. Poi anzi, forse dobbiamo ringraziare che il campo era abbastanza buono per l'acqua che ha fatto, insomma.